riaprono le porte della vela del Tribunale di Arezzo per il processo a padre Graziano, il frate congolese accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia, dell'occultamento, della distruzione del suo cadavere. Riprende infatti mercoledì 12 ottobre l'iter processuale dopo la requisitoria a Fiume del PM Marco Dioni, conclusasi con la richiesta a 27 anni di reclusione, sarà il turno delle parti civili. Ma la lunga settimana per il religioso, che attualmente si trova agli arresti domiciliari nel convento romano dell'Ordine Premostratense, si concluderà solamente venerdì 14 ottobre, quando la parola passerà alla sua difesa, alla quale spetterà il compito di smantellare l'intero impianto accusatorio. La sentenza potrebbe arrivare il 24 ottobre, giorno in cui la casalinga di Caraffello, che manca da casa dal 1 maggio 2014, avrebbe compiuto 52 anni.